ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi video, come si vede qua nell'atmosfera natalizia, facciamo un albero fai da te, fatto in casa, e spero vi piaccia. Adesso vi do subito quello che ci occorre. Bene, iniziamo subito. I materiali sono una bella base che ho trovato in cantina. Questa è una base che aveva mio marito, era tutto color bronzo, io le ho fatto lo spray color oro, l'ho fatto in versione natalizia perché a me oro vuol dire Natale per me. Questa qua è una base dei cassi di suono, diciamo, erano delle casse musicali. Poi abbiamo del filo, io avevo questo in casa, guarda. Questo è un filo, sarà in metallo, in ferro, no, le misure non le posso dire perché non saprei. Come ho detto, ce l'aveva mio marito in cantina e le ho preso così al volo. Ho detto questo mi può servire e le misure non le so dire. Perciò sono dei fili un po' che si possono maneggiare. Allora, di questo abbiamo fatto... Allora, dicevo, 3 di 70 cm. 2 di 60, avevo finito quel filo di ferro, ho preso un altro, 3 di 50 e 2 di 40 centimetri. Questi, bene, questo è un 35 centimetri, mi sembra, 38 centimetri. E il metro per misurare, la pinza per fare le punte un po', per farle le punte, arricciolarle le punte, diciamo, farle lo spiraletto alle punte, e la pinza per tagliare, che adesso abbiamo tagliato tutto per accorciare i tempi e non ci occorre più. Perciò ho tagliato, l'ho lasciata lì far vedere e niente, metro, la pinzetta per, abbiamo detto tutto. Adesso iniziamo a assemblare tutto subito. Ok, abbiamo detto che iniziamo a assemblare subito. Qua ho fatto già il con la pinzetta a conica, abbiamo fatto già lo spiraletto, un piccolo spirale, spero si veda. E adesso andiamo, l'ho fatto prima perché magari alla fine non riuscivo perché è un pochino robusto questo filo qua. Allora iniziamo. Allora prendiamo quello più lungo, 70 centimetri, e lo mettiamo nel tubetto e lo mettiamo che siano pari le due punte e iniziamo a legarlo. Lasciamo più o meno 2 centimetri. Ragazzi, se è stato un piccolo improvviso, ho dovuto cambiare il filo. Adesso maneggiamo questo qua, filo di alluminio colorato 2.0, perché quello lì in ferro non era molto maneggiabile, allora abbiamo cambiato il filo. Le misure sono rimaste le stesse, solo che abbiamo cambiato il filo. Adesso proseguiamo. Allora lasciamo, mi alzo perché lavoro meglio. Lasciamo sempre più o meno 3 centimetri, 2-3 centimetri di distanza di uno e l'altro. Prima dobbiamo unire le punte, che devono essere uguali, lo abbiamo detto all'inizio, uguali, che devono combaciare le due punte. Torniamo indietro, facciamo un bel allegato qua, leghiamolo qua, lo leghiamo pure qua e tiriamo fuori. Okay. Adesso facciamo i piccoli spirali. Mettiamolo questo tubo. Facciamo ancora un giro.
tiriamo un po' il filo. Ok, adesso facciamo il piccolo spiraletto alle punte. Abbiamo finito con quelli dei 70. Ok, adesso iniziamo a fare quelli dei 60. Sempre misuriamo, combaciando le due punte. Facciamo lo spiraletto, lo spirale, alle puntine. Ok, ancora quelli di 60. Iniziamo con 2 da 50. Spero si veda, ragazzi, da vicino quello che sto facendo. Mettiamo l'ultimo da 50. Combaciamo le punte. Ragazzi, adesso facciamo l'ultimo. Questa volta invece di 10, ho calcolato uno in più, va bene, meglio uno che avanza. Avanza uno di 40 centimetri. Mettiamo l'ultimo di 40 centimetri. Ok, ragazzi, posso dire che il mio alberello è finito. Adesso vi faccio vedere come viene decorato, va bene? Ecco, ragazzi, il mio alberello finito e spero vi piaccia. Adesso lo mettiamo in confronto con quello che avevo fatto prima. Ecco, adesso dovete votare quale vi piace di più, quello di oggi o quello che ho fatto prima, ok? Scrivetemi nei commenti quale vi piace. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. E questo è il risultato. Adesso vi lo faccio vedere magari da vicino. Spero si veda. Ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!